Liberi.tv, siamo a Catanzaro Lido, in località Giovino, alla manifestazione della CGIL Il Lavoro in Testa e siamo in compagnia di Roberto Iovino dell'ufficio legalità della CGIL nazionale. E Roberto, si è appena concluso una tavola rotonda, un dibattito dal titolo Sulla mia pelle, presentazione della campagna Tre Leggi. Cosa ci puoi dire su questa campagna che è promossa anche da parte della CGIL? Sì, è una campagna per la legalità costituzionale e democratica nel nostro Paese. Proponiamo di introdurre il reato di tortura, come ci raccomanda da diverso tempo l'ONU, e in Italia ancora oggi nel 2013 non abbiamo un reato di tortura. Proponiamo di fare quello che secondo noi è il principale provvedimento svuota carceri, cioè depenalizzare una parte delle sostanze stupefacenti, quelle leggere, e soprattutto di eliminare alcune storture che invece sono state introdotte dalla legge Fini-Giovanardi, che ha riempito le nostre carceri di persone che invece meritano maggiore attenzione, reinserimento ed educazione e pene alternative. E proponiamo anche l'abolizione del reato di clandestinità, che ha affollato in modo assolutamente ideologico le nostre carceri, mentre siamo convinti che servano altri provvedimenti, e quindi tre leggi per provare a ripristinare la legalità costituzionale e democratica nel nostro Paese, come ci viene raccomandato tutti i giorni, ultima la sentenza della Corte Europea, che ci chiede proprio di introdurre all'interno del codice penale delle norme che provino soprattutto a investire su quelle che sono le pene alternative. Il reato di clandestinità in particolar modo è il classico reato senza vittima, per cui è una norma di legge puramente ideologica e, come dicevi tu prima, ha riempito le carceri. Avete fatto come CGIL una stima, approvando queste leggi, di quante persone si alleggerirebbe, di che peso carcerario si alleggerirebbe il nostro Paese? La stima non l'abbiamo fatta noi, l'ha fatto il Ministero della Giustizia, perché oggi il 37% della popolazione carceraria è all'interno degli istituti penitenziari proprio perché c'è la legge Fini-Giovanardi e Bossi-Fini. Quindi parliamo di volumi molto importanti, più di un terzo della popolazione carceraria, che potrebbe sicuramente scontare pena, qualora ce ne fosse la necessità, in altro modo. Noi abbiamo una situazione del sistema giustizia che assolutamente sta per implodere. Tutto viene scaricato senza investimenti nel personale che prova a fare il possibile con tantissimo senso dello Stato e senso del dovere. Serve invece meno demagogia e la capacità di individuare degli strumenti realmente efficaci. Queste tre leggi che noi proponiamo lo sono e stiamo raccogliendo tante firme, siamo molto fiduciosi che queste firme possano portare a una rapida approvazione di queste tre leggi. Teoricamente, con l'approvazione di queste tre leggi, il problema dell'affollamento delle carceri si risolverebbe in un attimo, in buona sostanza. Soprattutto in modo strutturale, perché negli ultimi 10 anni ci sono stati più interventi che hanno provato a risolvere il problema, ma l'hanno risolto solo in via temporanea, mentre noi abbiamo bisogno di provvedimenti strutturali che risolvano il problema in modo definitivo e che soprattutto applichino quello che c'è scritto nel codice penale e nella Costituzione, cioè la funzione educativa della pena e il reinserimento, soprattutto in chiave lavorativa, dei detenuti. Questo oggi purtroppo in Italia non c'è, c'è scritto solo su carta e abbiamo una situazione intollerabile che con queste tre leggi noi proviamo a risolvere in modo del tutto strutturale. Si tratta di una raccolta firme su una proposta di legge di iniziativa popolare. Le proposte di legge di iniziativa popolare trovano poi dopo lo scoglio del Parlamento, per cui c'è sempre il punto di domanda se verranno discusse nelle commissioni e se mai approderanno in aula. E ti sentivo prima, durante il dibattito, fare un accenno di un impegno che ha assunto la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Sì, è tuttora allo studio una proposta di modifica del regolamento della Camera dei Deputati per fare in modo che i disegni di iniziativa popolare vengano discussi in modo obbligatorio. C'è un'iniziativa molto forte da parte della Presidenza della Camera, che forse ha capito che le leggi di iniziativa popolare sono anche uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica. Spesso per questioni più burocratiche vengono messe un po' in disparte, riposte nei cassetti. Noi siamo convinti che questa iniziativa intrapresa dalla Presidenza della Camera sia giusta e per questo andiamo avanti con le proposte di legge di iniziativa popolare, convinti che siano un contributo anche al dibattito politico del nostro Paese. Bene, ringraziamo Roberto Iovino dell'Ufficio Legalità della CGIL Nazionale e buona festa e buon dibattito successivo, perché sarai ancora impegnato. E buon lavoro anche a voi.